Vi chiediamo uno sforzo per sostenere il sindaco Falcone in questi ultimi giorni, è davvero importante. Quando qualcuno mi dice, ma sono tutti ladri in Parlamento, io dico no, perché è vero, non sono tutti ladri, c'è gente onesta, anche nel Partito Democratico, sembrerà strano, ma anche in Forza Italia, c'è gente onesta. Però il problema vero in Italia, e sono 2 anni di esperienza, non sono soltanto i ladri, ma gli onesti che stanno zitti accettano di stare in un sistema criminale pur di mantenere un posto di lavoro a 14-15 mila euro al mese. È quello il dramma. Martin Luther King diceva, io non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. Io per farvi capire com'è la Repubblica, lo stato attuale della Repubblica, però siamo pieni di speranza, ci crediamo moltissimo, il movimento sta andando avanti con le proprie gambe, nonostante Beppe Grillo si sia un pochino tirato indietro, ma questo l'ha sempre detto che l'avrebbe fatto, il movimento va avanti con le proprie idee e dei candidati sconosciuti come la Salvatore, come la Ciarambino, vanno in TV e distruggono gli avversari e prendono tanti voti, persone che fino a 3 settimane fa nessuno le conosceva. Allora non conta il nome, contano le idee del movimento, e questa è l'enorme rivoluzione, il cittadino che si fa Stato, e questa cosa la stiamo ottenendo, il cittadino che si fa Stato. Vedo la Chimienti, Silvia, ciao. Cioè Silvia Chimienti, una deputata che magari non va in televisione, però è la più conosciuta in Italia per quanto riguarda le battaglie che ha fatto a favore della scuola pubblica. Tutti gli insegnanti mi fermano in Italia facendomi complimenti per il lavoro che ha portato avanti Silvia Chimienti, e combatteremo in Senato perché la riforma della buona scuola esclusivamente è un sostegno con i quattrini pubblici agli istituti privati. Le sappiamo queste cose, le dobbiamo raccontare. Io però provo a condividere delle immagini con voi, delle cose che succedono in Parlamento, per farvi capire lo stato attuale della Repubblica e quel concetto di cui parlavo poc'anzi, che il problema sono gli onesti che stanno zitti.